Buongiorno a tutti, benvenuti in Lombardia, nonostante la pioggia, ma direi che capita a proposito perché, come si dice, piove governo ladro. Oggi volevo raccontarvi tante cose che facciamo in Lombardia, ma mi ha colpito la prima pagina di un giornale del Corriere della Sera che dà un titolo drammatico: i nuovi sbarchi, 13.000 in Italia, solo 180 in Grecia. Questo è quello che ci aspetta da questo governo incapace, incompetente, e questa invasione che sta arrivando mi conferma in quello che noi stiamo facendo per i cittadini lombardi. Prima i cittadini lombardi, anzi solo i cittadini lombardi, meritano l'impegno della Regione. L'abbiamo fatto e lo stiamo facendo con tante misure. Per chi non ce la fa, per chi ha bisogno, abbiamo fatto il reddito di autonomia, soldi dei lombardi solo per i lombardi, per chi vive in Lombardia da almeno 5 anni, bonus famiglia, soldi alle famiglie come noi la intendiamo, una società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Questa è la famiglia, tra un uomo e una donna. Abbiamo cancellato i ticket sanitari per i nostri anziani che fanno fatica a arrivare alla fine del mese, e abbiamo introdotto una misura per gli asili nido gratis per i giovani che fanno fatica a mandare all'asilo nido i loro bambini per sostenere la natalità. Noi paghiamo gli asili nido per i cittadini lombardi, per i giovani lombardi, aiutandoli nel momento più difficile ma più fantastico della loro vita, che è l'inizio. Tante misure, e quello che sta succedendo, cioè l'invasione da parte di chi non è un profugo ma è solo un clandestino che deve essere rimandato a casa sua, mi conferma che questa è la strada giusta. Oggi, 840 anni fa, 29 maggio, per questo oggi è la festa della Lombardia, la gloriosa Lega Lombarda sconfiggeva a Legnano il Barbarossa. Bene, noi vogliamo ricordare questo evento, ma dobbiamo anche impegnarci, perché c'è un altro Barbarossa che noi dobbiamo sconfiggere, che si chiama Matteo Renzi. Come allora, oggi noi vinceremo. Grazie Matteo, quello giusto, e viva la Lega!